Beppe, allora, ottimo il primo tempo, poi cosa è successo nella seconda fase? Sì, siamo partiti bene, il primo tempo abbiamo giocato buon calcio, abbiamo meritato il vantaggio. Forse nel secondo tempo il Palermo è partito forse più forte, ci ha messo un po' in difficoltà, non siamo riusciti mai a prenderle contro misure. E poi ci hanno fatto questi due gol in un minuto che potevano tagliarci le gambe, però siamo stati bravi a reagire e a trovare il pareggio. Ciao Beppe, che partita hai visto oggi, soprattutto dal punto di vista del Palermo? Secondo me è una squadra che merita questa posizione di classifica. No, vista soprattutto quella del secondo tempo, è una squadra combattiva, si vede che non ci stava a perdere. Forse nel primo tempo era forse timorosa, ovviamente la classifica non aiuta, fa magari la palla scotta un po' di più. Quindi però penso che conosco anche l'allenatore, l'ho avuto a Genova, penso che sia uno dei più bravi allenatori che ho avuto, quindi se i giocatori lo seguono so che uscirà da questa situazione più presto. Vi sentite penalizzati per il gol che è stato annullato, che era regolare, avrebbe chiuso la partita? Mi dicono che era regolare, lì certo saremmo andati sul 2-0 e probabilmente avremmo potuto vincere, sicuramente il Palermo lì non avrebbe più reagito, però nel calcio c'è anche questo. A volte si hanno dei favori, a volte no, e quindi accettiamo il risultato. E poi è un po' nostalgia di Palermo con questo stadio, visto? Sì, io sono stato qua 4 anni e mezzo, sono stato benissimo, quando torno è sempre un piacere, quindi vedere ancora la città e vedere le cose come erano prima mi piace, mi tornerei sì anche in vacanza per dire. E come ci si sente essere tra i giocatori più rimpianti al presidente Zamparini? No, l'ho sentito prima della partita, mi ha fatto i complimenti, mi ha detto che mi rimpiangeva, che ha fatto un grosso errore, consigliato male da chi c'era al suo fianco, e quindi mi ha fatto enorme piacere, però se devo essere sincero anche io quando sono andato via da qua non è che stavo facendo grandi cose, ovviamente quando sono andato a Genova poi ho avuto una seconda giovinezza grazie al mister Gasperini che probabilmente sembrava che ero sulla via del tramonto anche per me, il mio pensiero, invece lui mi ha dato nuova linfa, mi ha dato qualcosa in più e quindi sono riuscito ancora ad oggi a ritagliarmi dello spazio. Senti, cosa è l'ultima se posso? Cosa è successo in quei 2 minuti in cui avete preso quei 2 gol? Non lo so, abbiamo preso il primo gol, ma era già un periodo che stavamo soffrendo. Abbiamo preso il primo gol e tempo di neanche rialzare la testa che ci hanno fatto il secondo. Però magari una squadra normale sarebbe andata a capo, invece noi abbiamo reagito bene, non era facile ribaltare il risultato, abbiamo trovato un pareggio che alla fine ci può stare.